un giovane mi chiedesse come si fa a cercare la felicità, se ho una risposta, la felicità è una ricerca, un lavoro, una fatica. Infatti, c'era un grande editore, scrittore straordinario che si chiamava Leo Longanesi, che ha scritto anche degli aforismi simpatici, che una volta scrisse: vissero infelici perché costava di meno. Perché se ci pensate bene, la felicità è carissima. Pensa, no? Cosa costa l'infelicità? Niente. No? Ti metti sdraiato lì con la birrazza, la canotta, no? Poi dici che tutto è colpa della Merkel, che qua siamo fottuti. Cosa costa? Niente. Una banalità gratuita, no? Pensa a dire, no? Non me ne frega niente della Merkel, la devo cercare io. Cosa faccio domani? Cosa sto pensando? Pensare è una roba di una fatica. Infatti, abbiamo smesso di pensare, no? Proprio perché costa di meno. È un po', no? Quando diventi Esopo, la volpe e l'uva, no? Quando comincia a dire che tutto sommato non era l'uva che cercavi. Anzi, quasi quasi divento astemio, no? E cominci a, gli inglesi dicono skidding, no? A scivolare verso il basso, non è vita. Non è Una volta mi ricordo con un mio amico che fa un bravo ed esperto pediatra, e lui mi chiedeva: ma tu, quando entra nel tuo studio una famiglia, come fai a capire se c'è qualcosa che non va? E io mi ricordo che gli risposi: guarda, io non ho questo strumento, secondo me ce l'hai molto più te di me. Perché? Perché io non posso fare una domanda che invece tu puoi fare. Per esempio, quante tachipirine usate? Perché vedi, la felicità è inversamente proporzionale alla tachipirina. Cioè, prendete un bambino, se usi tanta tachipirina, anche in senso preventivo, non si ammala mai, non prende mai un'influenza, niente. Pensa che sfigato. L'influenza, la malattia cosiddetta, è un'occasione straordinaria. Perché? Perché la mamma si sdraia sul letto con la spremotina che non ha mai tempo di fare, ti coccola un casino e poi ti legge perfino delle bellissime fiabe. Tanta febbre, tante fiabe. Zero febbre, zero fiabe. Zero fiabe, zero emozioni. Io me le ricordo tutte, non le fiabe. Per esempio, l'odore di talco del décolleté di mia nonna, che io avevo l'ardire di annusare parecchio, perché insomma, era come un piatto di tagliatelle, era fantastico. Un corsto seno, una roba felliniana, è bellissimo. Quell'odore lì, come si fa a scordare? Io sono convinto che potrei riconoscere tra mille donne, perché sì, il senso della vita è anche questo, no? Astor Piazzolla, che era un signore che di emozioni se ne intendeva parecchio, diceva una cosa bellissima, tradotta in italiano: tutto passa nella vita fuorché ciò che hai ballato, non con chi. Bellissimo. Non è l'uomo con cui hai ballato che ti ricordi, è quell'emozione, quello si sedimenta e dice di te. Mi spiego, non sono le favole che più o meno si inventava quella povera donna nella speranza che io dormissi. Non me ne ricordo neanche mezza. Però
ma quella, quella contiguità cutanea, pelle pelle, sudore sudore, talco puzzo, quella rubina lì, quella e rimane, è ciò che hai ballato. E quello, ecco allora cosa bisogna dire ai ragazzi: ballate, 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 fate. Allora mi è venuto in mente, siccome da ragazzo frequentavo le vele e avevo un mito, che era il più grande uomo di mare di tutti i tempi, che aveva vinto tutto quello che c'era da vincere, 16 anni aveva già medaglia d'oro alle Olimpiadi, e poi American's Cup, tutto. Diventato perfino baronetto della regina. E una volta la BBC fece una bellissima intervista che finì con la domanda che avrei sempre voluto fargli: ma lei, che ha visto il pianeta in tutte le sue forme, in tutte le sue sfumature, le tempeste, le bonacce, i porti, le bellezze, che cosa le ha insegnato la vita? Ma lui ci ha pensato un secondo, essendo un genio, ha detto una cosa molto semplice: tutto quello che è comodo è stupido. Funziona così. Tutto quello che è comodo è stupido. Fantastico. Peter Blake.